Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video e oggi siamo su Pac-Man 99. Infatti è uscito proprio oggi, 8 aprile, questo gioco Battle Royale di Pac-Man. Dopo il Battle Royale di Tetris è uscito anche il Battle Royale di Pac-Man. A dire il vero, quando ho visto ieri che era annunciato questo gioco, pensavo onestamente che fosse un'espansione di Pac-Man Championship Edition. E invece è proprio un gioco a parte. Andiamo un po' a vedere, cioè il setting, tema personalizzato che ho visto che ci sono a 2 euro, l'emblema che si può cambiare, configurazione pulsanti quindi minimale, e si possono comprare le modalità aggiuntive, cioè sono i record. Ovviamente non ho ancora fatto neanche una partita perché volevo vedere questo gioco proprio in un video insieme a voi. Battle Royale con 99 giocatori da tutto il mondo. Proviamo dall'alto delle mie pochissime ore di sonno. Allora, i dati di gioco del Battle Royale potrebbero essere condivisi con altri giocatori o sul sito. Vabbè, non ci preoccupiamo di questo. Primo livello standard, velocità round, KO. Veramente curioso di capire come, non ho visto veramente alcunché di questo gioco e quindi cerchiamo di capire un attimino come si può fare un Battle Royale 100 giocatori su Pac-Man. Ci saranno cose che francamente aggiungono i fantasmi agli altri? Non lo so, vediamo subito. Allora, che poi questo Pac-Man è anche uno dei primissimi giochi a cui ho giocato da piccolo. Giocavano persino i miei genitori. Reduci dalle sale gioco di un tempo. Questi blu li posso mangiare. Ah, ok. Invece questi mi colpiscono a me. Devo stare lontano, mentre quelli blu posso prenderli. Vediamo. Ok, quindi io colpisco gli avversari praticamente con i fantasmi che posso mangiare. Perfetto. Oh, mi hanno chiuso. Una sola vita? Sì, una sola vita. Quando perdi, perdi 68esimo, perfetto. Rivincita e non gioca un'altra. Rivincita è contro gli stessi giocatori. Ho fortissimi dubbi che sia contro gli stessi giocatori. Allora cerchiamo di fare un risultato un pochettino più cattivo. Noi in questo primo video ricominciamo. Treno, velocità standard. Si può cambiare il tipo di attacco più forte, ma cosa? Ci sono delle zone. Allora, mi divoro. No, ho sbagliato proprio di brutto. Ma comunque penso bisogna completare il livello. Ma con questo joystick non va bene. La freccetta è troppo imprecisa, cambiamo i comandi. Non va bene. Cioè, premo giù, mi mette destra. Non è preciso. Non mi ci trovo per niente. No, 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 no. No, ma torna indietro. Ho premuto giù, torna indietro. Non va proprio bene. Non va proprio bene. Movimento. Giù è bersaglio. Vibrazioni sì. LR cambia il bersaglio. Va bene. Ok. Ora ho provato a mettere il movimento con la levetta, vediamo se va meglio, perché con la crocetta è troppo imprecisa, almeno a questo, perché sulla Lite è veramente precisissima, ma sul controller, questo, il Pro Controller Nintendo, non è per niente precisa. Anche se Pac-Man, cioè si gioca con i tasti, non si può giocare con la levetta. Vediamo un po' come va. Sicuramente meglio. No, 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 per un pelo ragazzi, per un pelo. Sto un po' incartando. Adesso devo andare sopra e questi fantasmini mi hanno... No, volevo tornare a prenderlo. Però con la levetta di gran lunga meglio. Prendo il frutto, mi fa riapparire. No! Però questa, diciamo, dai, è stata una partita forse migliore. Vediamo quanto abbiamo fatto.
Sono almeno 50esimo, 35esimo, va bene. E ora ando grado 3, cioè grado 18, quindi ci stanno già nerdando. Però questa è andata meglio. Andiamo di fare un game come si deve. Almeno dai, in top 10. Quindi palline, si colpisce, frutto quando appare per far tornare le palline. Più o meno il meccanismo inizia a essere sempre più chiaro. Go. Ok, vanno su. Andiamoli a prendere. Tipo di attacco standard, più forte. Vediamo che succede più forte. No, 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 no. Più forte a quanto pare dura pochissimo il boost. No, 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 no. Vediamo velocità. No, no, proprio di qua. Ok. Prendiamoci questi. Non ci sto capendo veramente nulla. Ok. Ma questo sotto. Tutto riapparso. Vai, super trenone. Oh, qualcuno lo sta veramente bombardando. Prendo questo. Ah, oh, no, 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 il Pac-Man rosso. Ok. Andare sopra, sopra. No, 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 no. Ma hanno chiuso, ma hanno chiuso, ma hanno chiuso. No, ma hanno chiuso. Fugone, fugone. Verso il pallino, verso il pallino. Ho scampata di proprio per un pelo. Fruttino necessario, fruttino necessario. Ok. Questa sta andando, questa sta andando. Ottima, ottima. No! No, 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 ho fatto in tempo a girare. Però questa sta andando veramente bene, inizio a capire il meccanismo, quindi per questo primo video rank 11, avevo promesso una top 10 per pochissimo, 11, ma veramente per pochissimo, perché questa stava andando forte e potevo veramente far bene, veramente per pochissimo. Maledizione, ho tirato la levetta giù per una frazione di secondo e entravo in top 10. Ma questo gioco, ragazzi, ve lo riporterò sicuramente e lo vedrete in streaming, e quindi una vittoria secondo me la farò qui e la posterò anche su YouTube. Quindi devo dire, è divertente, è bello, perché livello 1 di Pac-Man, però col fatto che comunque ci si danno questi intrecci, queste trappole, impedimenti, ci si manda a vicenda, è molto meno distruttivo secondo me verso gli altri rispetto al Tetris, dove ti aggiungono righe, sparano tre Tetris di fila, ti si riempie tutto, mentre
qui è molto più giocabile e un attimo che prendo anche confidenza con tutte le cose che accadono, penso che qui si possa vincere. Quindi per questo video è tutto, se ti è piaciuto lascia un bel like, un commento, fammi sapere che cosa pensi di questo gioco e io vi saluto, ci vediamo come sempre nel prossimo video.